Nel trasporto aereo un'emergenza può ben presto trasformarsi in situazione di crisi. Che si tratti delle cattive condizioni meteorologiche, di uno sciopero improvviso, di una minaccia alla sicurezza o di un attacco informatico, come si preparano i protagonisti del trasporto aereo a fronteggiare una crisi? Un giorno normale in un normale aeroporto europeo. Le ordinarie operazioni nel terminal passeggeri e sulle piste di volo si svolgono secondo meccanismi consolidati dalla routine quotidiana, ma l'imprevisto è sempre possibile. Attenzione, è attivato lo stato di emergenza. L'airport duty manager lancia un'allerta. Nel nostro caso, in questa esercitazione fatta sull'aeroporto di Napoli, si tratta di un evento che comporta l'intervento immediato dei vigili del fuoco. In questa esercitazione, come in qualsiasi tipo di crisi, il tempo è un fattore essenziale. Direi la tempestiva comunicazione è una regola fondamentale nelle situazioni di crisi e di emergenza. Scattata la crisi, i vari soggetti che operano in aeroporto comunicano tra loro in tempo reale attraverso appositi meeting. È fondamentale il coordinamento del gestore dell'aeroporto, che ha proprio il compito di gestire e coordinare tutti gli operatori interni ed esterni. Quindi parliamo sia di tutti gli enti di Stato, naturalmente lo fa attraverso anche la collaborazione dell'ENAC, che è l'autorità, e anche tutti gli operatori invece privati, quindi parliamo di tutti gli handler, le compagnie, e tutti i contractor che operano all'interno dell'aeroporto. Un'emergenza ha quasi sempre conseguenze che vanno ben al di là del luogo in cui si sono verificate, e sempre sono i passeggeri a patirne le conseguenze. È per questo che la Commissione europea ed Eurocontrol hanno creato la cellula europea di coordinamento delle crisi aeronautiche, che riunisce agenzie, istituzioni e organizzazioni che hanno competenze dirette nella gestione delle crisi. Se un'emergenza si aggrava e diventa una vera crisi, la cellula di coordinamento europeo si attiva per coordinare la risposta sia a livello politico che delle organizzazioni nazionali e internazionali. In questa sala di Eurocontrol a Bruxelles avviene il coordinamento tra le autorità di controllo del traffico aereo di tutta Europa. Essere pronti e addestrati ad affrontare una crisi è di importanza fondamentale. Nel febbraio del 2016 eravamo in 70 per due giorni nella stessa stanza per una esercitazione in cui abbiamo simulato attacchi terroristici su aeroporti europei. Sette settimane più tardi c'è stata la strage di Bruxelles. La cellula di coordinamento europeo è stata immediatamente attivata e così le conseguenze sul trasporto aereo sono state ridotte al minimo. Finita l'esercitazione, le operazioni nel nostro aeroporto europeo tornano normali. E il fatto che chi ci lavora sappia esattamente cosa fare quando la routine è sconvolta da una crisi dovrebbe renderci più tranquilli e fiduciosi.